Bene, come vedete il titolo, Cosmo, Bio, Socio, Psicologia e Società nel Terzo Millennio. Un titolo complicato, parleremo, sì, utilizzeremo per capire l'oggi elementi di cosmologia, di biologia, di sociologia, di psicologia, di fisica. E qui vi metto un titolo, un libro carino di Harari, Homo Deus, breve storia del futuro, perché è lì, è il presente e che cosa possiamo prevedere nel futuro, quello di cui oggi parleremo. Qui la slide dove avete tutti i riferimenti per vedere i seminari, contattarmi, ormai sono 93, questo è il 94esimo seminario, e poi vedete un IBAN della Banca Etica, dove potete esercitare la riconoscenza dando delle offerte se questi seminari vi sono utili e mettendo la causale per Respubblica ed Emergency, io tutte le offerte le passo al centro sociale di Respubblica e ad Emergency. Inizio sempre i miei seminari con questa tazza piena. Per chi ha fatto un po' di latino, quicquid recipitur ad modum recipientis recipitur, cioè noi siamo come delle tazze, a seconda della nostra forma prendiamo alcuni elementi che ascoltiamo, altri li eliminiamo, a seconda di come siamo fatti, della nostra storia. Allora l'invito è a svuotare un po' ognuno di noi la nostra tazza, perché sentirete cose che condividete, allora è facile recepirle, ma è probabile che sentirete anche cose o che non conoscete o che non condividete. Ecco, per potervi arricchire, per poterci arricchire, è importante fare spazio, prendere anche ciò che non conosciamo e ciò che non condividiamo, darci tempo per riflettere, poi ne faremo quello che vorremo. Società nel terzo millennio utilizzando cosmo, bio, socio, psicologia. Voi sapete che è da 12.000 anni che il nostro clima è stabile e questo ha permesso l'agricoltura, ma chi studia queste cose ci dice che sono 12.000 anni in cui abbiamo sempre fatto i conti con carestie, pestilenze, guerre. Ce lo dicono gli studiosi e poi da 5.000 anni a questa parte ce lo dicono anche i documenti, da quando è stata inventata 5.000 anni fa la scrittura. Veniamo a noi. 900, due guerre mondiali. L'Università di Uppsala ci dice che nel 900 ci sono state 169 guerre locali. Abbiamo avuto l'epidemia della spagnola, 900. 2000, solo 22 anni, ma abbiamo avuto il Covid, lo stiamo ancora vivendo. L'Atlante delle guerre ci dice che sono in corso in questo momento 30 guerre, anche se cercano di farcene vedere una sola, ma vedremo il perché. Bergoglio ci dice che c'è una guerra mondiale a pezzi. Quindi da 12.000 anni, pestilenze, carestie, guerre. Tre vocaboli che saranno fondamentali in tutto il discorso che cercherò di farvi. Tre vocaboli: capitalocene, rivoluzione industriale, antropocene. Cos'è il capitalocene? In psicologia e in sociologia noi vediamo che dalla scoperta, o meglio, dall'invasione dell'America, 1492, inizia una nuova fase economica, data proprio dalla rapina. Perché? Come si muoveva l'economia fino a quel momento, all'incirca, fino al 1400? C'erano i beni, quindi M, le merci. Io sapevo fare una cosa, poi la davo, ricevevo del denaro e con quel denaro
compravo altre merci che mi servivano. Cioè il centro era il valore degli oggetti che servono alla vita. Il denaro era solo uno strumento. Con l'invasione e la rapina dell'America 1492, noi vediamo che alla fine del 400 e poi col 500 inizia un nuovo modo di pensare, dove non sono le merci, è il denaro. Cristoforo Colombo, mentre va in America, mentre sbarca in America, si chiede subito nei suoi documenti: ma come posso fare a far fruttare tutte queste piante, tutti questi oggetti, tutte queste cose nuove che ci sono qui, come posso farli fruttare? Cristoforo Colombo, prima di andare in America, nelle isole atlantiche vicino all'Africa, aveva fatto una grossa esperienza di sfruttamento, in particolare della canna da zucchero, no? E si era posto questo problema: come fare a far rendere in denaro la natura? Ed ecco che da merce, denaro merce, quindi la merce come partenza e come centrale, cambia, comincia ad essere il denaro. Non importa quale merce, basta che mi faccia produrre più denaro. E poi non importa quale merce, e mi faccia, cioè, è proprio l'idea della la crescita del denaro, dove la merce è solo uno strumento, può essere questa, l'altra, non è più l'utilità. E lì comincerà un modo di pensare di cui noi siamo vittima, no? La centralità delle merci e non dei bisogni delle persone. Tutto perché il denaro diventa, col Capitalocene, col 1492, con questa invasione e rapina delle Americhe, comincia questa nuova mentalità, nascono le prime banche. No? Secondo vocabolo, prima rivoluzione industriale. Con tutta questa mentalità del Capitalocene, ecco che nel 1769 Watt riesce a modificare la macchina a vapore, a farla rendere in maniera incredibile. Comincia il meccanismo di far rendere sempre di più il lavoro, quindi ritmi e, voi lo sapete, inquinamento. Vedremo che nel 1800, quando Marx va in Inghilterra e vede tutte queste ciminiere, vede tutte queste persone, dice: qui stiamo andando a catafascio. Se andiamo avanti così come io vedo qui in Inghilterra, arriveremo ad un certo punto che avremo una terra inquinata e un'aria irrespirabile. Provate un po' a pensare quello che è successo. Ma terzo vocabolo, antropocene. Mentre il Capitalocene è un vocabolo messo in piedi dagli psicologi e dai sociologi, antropocene è un vocabolo invece che inventano i geologi, perché i geologi studiano le pietre e capiscono le varie ere dalle pietre. E cosa succede il 16 luglio del 45? Scoppia in un deserto degli Stati Uniti la prima bomba atomica sperimentale. E voi sapete che è come se fosse scoppiato un sole. Voi sapete che le altissime temperature del sole, delle stelle, le altissime temperature delle bombe atomiche producono nuovi elementi della tabella di Mendeleev, no? La tabella degli elementi di Mendeleev. Ecco, i geologi da quel momento, dal 16 luglio 45, dicono: comincia una nuova era geologica, perché noi da quel momento troveremo per sempre nuovi elementi della tavola di Mendeleev creati dalle bombe atomiche. Bene, tre vocaboli, vediamo perché sono importanti. Beh, da quando abbiamo cominciato a pensare non ai bisogni delle persone, ma al denaro e alla crescita del denaro col Capitalocene, ecco che oggi ci troviamo con quella che viene chiamata impronta ecologica. Cioè,
se noi dovessimo diffondere il nostro stile di vita occidentale, ma lo vedremo meglio ancora fra poco, a tutti gli 8 miliardi, questa esplosione demografica che c'è sulla Terra, ci servirebbero due terre e mezzo. Quindi qui c'è qualcuno, provate a indovinare chi, che vive alle spalle degli altri. C'è qualcuno che consuma poco e c'è qualcuno che consuma in maniera immensa. E quelle 169 guerre che l'Università di Uppsala ci dice nell'arco del Novecento, beh, in gran parte sono terre per garantirci noi le materie prime per aumentare il nostro stile di vita. Ma cosa succede? Questa globalizzazione ci porta alla prima pandemia mondiale nel 2020 e ci porta un altro elemento di cui si parla poco. Negli ultimi 50 anni osserviamo il dimezzamento della fertilità. Vi indico un libro per chi vuole approfondire, Countdown di Schwann, come il nostro stile di vita minaccia la fertilità, la riproduzione e il futuro dell'umanità. Ma noi ci sentiamo dire continuamente, ma le nuove conoscenze, le scoperte, la tecnologia ci consentirà di far fronte alle carestie, alle pandemie, alle distruzioni delle guerre. È così? Darwin, voi lo conoscete molto bene, ci parla della spinta evolutiva. La spinta evolutiva è continua. E qual è la spinta evolutiva di cui ci parla Darwin? È che il più adatto vince. Questa è la spinta evolutiva. Da quando è nata la prima cellula di vita, 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, è stato un continuo sgomitare per vincere. Questa è la spinta evolutiva che ci sottolinea Darwin. E la psicologia ci dice sì, questa è una spinta, la spinta evolutiva è biologica, cioè la biologia della vita non gliene importa proprio niente, gli importa che si sviluppi e che il più adatto vinca e schiacci gli altri e vada avanti. Voi guardate che i geologi che studiano i residui nelle rocce di tutte le vite precedenti a quelle che noi conosciamo, ne conosciamo moltissime, pensate a tutta la vita vegetale, tutta la vita animale, incredibile, un numero immenso. Eppure, non so se avete mai studiato questo dato, è di una tragicità incredibile. Bene, il 99,9% delle specie che da 3 miliardi e 800 milioni di anni dal primo batterio sono esistite sulla Terra, il 99,9% si è estinto. Tutti i milioni di vite che voi vedete, vegetali e animali, rappresentano lo 0,1%. Questa è la spinta biologica. Sperimenta la vita e poi ogni vita finisce, sparisce, ogni specie finisce. Il 99,9% delle specie si è estinta, ha vinto qualcun altro. Noi oggi siamo dentro, in questa lotta biologica evolutiva. Alla biologia non gli importa nulla delle specie, gli importa continuare a sperimentare e continua a costruire nuove specie. E l'Homo sapiens, noi ci siamo in mezzo. Dove rivolgerà l'Homo sapiens le proprie energie? Sapendo che è una infinitesima parte dello 0,1% delle specie, e come tutte le specie, è destinato con tutta probabilità a finire. Cosmologia. 13 miliardi e 13,8 miliardi di anni fa c'è il Big Bang, che noi cerchiamo di riprodurre a Ginevra. Particelle con un'energia immensa, in quel
condensato di energia c'era tutto quello che c'è adesso. Nel 2013 scopriamo il bosone di Higgs, che ha dato la massa a tutto questo e che combinandosi man mano hanno creato quelle che si chiamano qualità emergenti. Big Bang, ecco che scoppia l'universo, ecco che 3 miliardi e 800 milioni di anni fa i primi batteri, ecco la vita vegetale, poi la vita animale e poi noi, con enormi punti interrogativi, dove siamo diretti e dove ci stiamo dirigendo. Bene, tutto inizia, e voi sapete che a Ginevra c'è un ciclotrone di circa 24 chilometri, ora ne stanno progettando uno da 100 chilometri, perché con questo da 24 chilometri sotto la terra di Ginevra siamo arrivati a rompere la materia fino ad arrivare ai 12 elementi fondamentali, per ora, 6 quark e 6 leptoni. Tutta la materia è fatta da questi 6 quark e da questi 6 leptoni, 12 fermioni. Ma vogliamo rompere anche i quark e rompere i leptoni per andare a vedere davvero se ci è possibile andare a scoprire da cosa è partito il Big Bang. E siamo fatti tutti di questo. Ma c'è un'altra cosa che dobbiamo sempre tenere presente. Oggi noi sappiamo che tutto quello che noi conosciamo, tutta la materia che noi conosciamo, tutta l'energia che noi conosciamo è solo il 5% della realtà. Perché ci sono tantissimi elementi che ci dicono che c'è un mare di energia, noi abbiamo i segni ma non sappiamo che cos'è. C'è un mare di materia di cui noi abbiamo i segni ma non sappiamo che cos'è. L'universo da un po' di tempo sta aumentando la velocità di espansione, quindi ci deve essere un'energia, una materia che produce questo aumento di velocità di espansione, ma non sappiamo che cos'è. La chiamiamo materia oscura ed energia oscura. E oggi calcoliamo che è il 95% della realtà, quindi siamo degli immensi ignoranti. Cioè sappiamo moltissimo, ma questo moltissimo è importante che sappiamo che è solo il 5%. Un matematico di Cambridge, Adrian Dobbs, fa l'ipotesi degli psitroni, è un'ipotesi, come il bosone di Higgs, non so se riusciremo mai a trovarli. Cioè dice questo matematico, d'accordo con gli psicologi, dice: ma come mai noi ci capiamo? Come mai succedono delle cose per cui ci sono delle sensazioni, che c'è dell'energia che passa fra di noi persone, fra noi degli animali, fra noi e i vegetali, non sappiamo che cos'è. Adrian Dobbs dice: siccome ci sono i fermioni, i leptoni, perché non ipotizziamo gli psitroni? Cioè c'è un'energia psicologica che ci consente di comunicare, di capire. Non sappiamo, sono ipotesi. L'unica cosa che per ora conosciamo e sappiamo per certo è che conosciamo solo il 5% dell'energia della materia e il 95% non sappiamo che cos'è. Ed ecco l'evoluzione: vegetale, animale, Homo sapiens. Linneo nel 1758 ha catalogato tutto, animali, piante, è arrivato a noi, dice, chiamiamolo Homo sapiens. Credo che sbagliasse. Tutto ciò che stiamo vivendo ora ci dice che non siamo sapiens, ma siamo incipiens. La nostra evoluzione biologica, ricordate, la biologia che fa vincere sempre il più adatto, quello che riesce a sopravanzare gli altri. Bene, in questo gioco siamo arrivati noi. 5 milioni di anni fa, il primo distacco delle scimmie, l'Australopiteco. 2 milioni e mezzo di anni fa, il genere Homo. Solo 200.000 anni fa noi, Homo incipiens.
Homo sapiens, come l'ha chiamato, siamo giovanissimi, no? E in questi 200.000 anni, e in particolare negli ultimi 12.000 dalla scoperta dell'agricoltura, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo conosciuto e studiato tantissime cose, ma quello che non conosciamo, no? Ci porta a fare un mare di enorme, un'enorme massa di errori che noi oggi vediamo. E vediamo un po'. Cosa ci dice la psicologia? Ci sono alcuni principi fondamentali. Il primo è che noi non siamo liberi. Il determinismo psichico. Noi siamo determinati da come si combina il nostro DNA e da come l'ambiente ci fa. Ecco, noi siamo il frutto dell'ambiente. Se lo diciamo con Darwin, noi siamo frutto della spinta biologica che vince comunque. Crediamo di essere liberi, non lo siamo. Il DNA, la spinta biologica, l'ambiente in cui cresciamo. Immaginatevi di nascere in un ambiente molto lontano da voi. Ognuno di noi sarebbe una persona diversa. La seconda legge. La coscienza è un attributo episodico, cioè l'inconscio è immenso e qui va d'accordo con quel 95% di materia oscura ed energia oscura. Il nostro inconscio è insondabile. Sì, ne conosciamo da Freud in poi, ma è immenso. Freud, quando cerca di descrivere il rapporto fra conscio e inconscio, prende un foglio e poi non chiude. Come questo invece, questo iceberg è chiuso sotto. No, Freud non chiude la parte in basso dell'inconscio, lo lascia aperto perché dice: chissà di quanti fogli avrei bisogno per dare un senso a quanto l'inconscio è immenso e a quanto ci determina. E qui, se uniamo il primo principio, non siamo liberi, e l'inconscio è immenso, possiamo riflettere molto. La terza legge, fondamentale per quello che sto cercando di dirvi oggi, noi siamo fatti da due spinte fondamentali, da due pulsioni fondamentali, la pulsione ad unire, a collaborare, alla solidarietà, e dall'altra la pulsione a distruggere, a vincere, a schiacciare, a dominare, l'incontro e lo scontro. E tutti noi ce l'abbiamo dentro, a livello individuale e a livello sociale, a livello di nazioni. E questa legge di Eros e Thanatos, di spinta all'unione, spinta alla distruzione, ecco che fa il paio con la seconda legge della termodinamica, la legge dell'entropia. Cosa ci dice la fisica? C'è il Big Bang. L'universo si espande, ultimamente sta aumentando la velocità, non capiamo perché, quindi energia oscura e materia oscura. Cosa succederà? Gli elementi, fino a un po' di tempo fa, si pensava che l'universo si sarebbe espanso, raffreddato fino quasi allo zero assoluto, e poi avrebbe, per la forza di gravità, avrebbe ricominciato a ricompattarsi. Quindi Big Bang, grande espansione, Big Crunch, e ritornare tutto ad essere una pallina dove tutto era dentro. Quindi un continuo muoversi fa Big Bang, espansione, e Big Crunch, di nuovo ritornare alla piccola particola, alla piccola parte, alla piccola pallina iniziale. Oggi gli elementi che abbiamo ci dicono che non ci sarà il Big Crunch. Tenete presente che conosciamo solo il 5%, non so cosa conosceremo man mano che andremo al 6%, ma gli elementi che abbiamo oggi ci dicono che vincerà Thanatos. Cioè, dopo il Big Bang, l'universo si sta espandendo, espandendosi l'energia, che è sempre quella, nulla si crea, nulla si distrugge, il primo principio della termodinamica, si espande in uno spazio sempre più grande, quindi arriveremo che tutto sarà freddo e tutto sarà morto. Questo gli elementi, quindi vincerà Thanatos. Quindi la biologia,
in questo gioco incredibile, meraviglioso e nello stesso tempo tragico, va sempre verso la morte. Il 99,9% delle specie finora esistite sono morte. Noi siamo lo 0,1 e la tensione è verso Thanatos. La quarta legge ci dice: sì, ma tutti veniamo da quei sei quark, da quei sei leptoni o particelle ancora più piccole che scopriremo. Quindi siamo uno, siamo tutti fatti della stessa parte, della stessa pasta. Perché non capiamo questo e non collaboriamo? Questa è la quarta legge, che pone un enorme interrogativo. Siamo fatti tutti della stessa pasta. La spinta, perché non vince la spinta all'unione? Perché non vince Eros? E invece vediamo continuamente avanzare Thanatos. Ed ecco qui la quinta legge. Mi fermerò a cinque leggi. È la legge del vicino e del lontano. Ciò che è vicino ci tocca. Ciò che è lontano non ce ne importa proprio niente. Ora, noi abbiamo vicino una guerra, ma ce ne sono 30, le altre 29 non ci toccano. È il vicino che ci tocca. È il vicino, è la coppia, è la famiglia, sono gli amici, sono i parenti, è la famiglia allargata, è la patria, è la nazione, è l'Europa, è... Man mano che ci allontaniamo, qui c'è qualcosa, c'è una guerra che ci tocca. Vediamo aumentare i prezzi, vediamo tutti i problemi che nascono da questa guerra vicina. Ma qui vi ho messo l'Africa. Proprio ultimamente l'ONU ci ha ricordato che là in Africa, per fare un esempio di queste 30 guerre che ci sono, in Congo in particolare ci sono, fa proprio il numero, 40.000 ragazzi e ragazze che da schiavi estraggono le materie prime che servono per i nostri computer, per i nostri cellulari, che servono per la rivoluzione digitale del nostro mondo. Ma non ce ne importa niente. Noi vediamo crescere il pane, crescere la frutta, crescere i prezzi. Beh, se noi ci fermassimo a riflettere e ci ponessimo il problema di trattare in maniera dignitosa quei 40.000, sono bambini, no? Creargli delle scuole e prendere 40.000 adulti e pagarli in maniera dignitosa per la loro vita, per il loro stile di vita, per uno stile di vita. Beh, allora questo computer che io sto utilizzando l'ho pagato 600 euro, ma se noi ci occupassimo di questi del Congo, forse non basterebbero 10.000 euro. Forse il mio cellulare che ho pagato 200 euro, forse non basterebbero 20.000 euro, ce ne vorrebbero, se noi dessimo dignità a chi ci... E allora cosa facciamo? Prendiamo il computer, prendiamo il cellulare, lo sbattiamo contro il muro? No, non lo facciamo. Sono tutte guerre, sono tutte cose lontane. È tragico. E mentre lo dico, mi pongo mille domande sul nostro stile di vita. Miss Meyer, questo sociologo che oggi ha una teoria sociologica fra le più efficaci, fra le più quelle che rispecchia meglio quello che sta succedendo, ci dice: in presenza di scarsità delle risorse, e la terra è limitata, abbiamo visto prima che ce ne vorrebbero 2,5 se 8 miliardi dovessero vivere come noi, in presenza di scarsità delle risorse,
il modo migliore è vivere all'attacco. E allora vediamo come stiamo vivendo all'attacco. Il modo migliore dal punto di vista biologico è vivere all'attacco per garantirsi le risorse. Einstein, di buon animo, dice: un essere umano fa parte della totalità che noi chiamiamo universo, siamo uno. Egli percepisce i suoi pensieri e sentimenti come però qualcosa di separato dal resto. Ma questa è un'illusione e per lui è una specie di prigione. Ci dice Einstein: noi siamo un tutt'uno, ma il fatto che abbiamo questo nostro corpo ci concentra sul nostro essere, sul nostro individuo, sul nostro, ma è una prigione perché non ci fa vedere che siamo un tutt'uno. Il nostro compito, continua, deve essere quello di liberarci da questa prigione, allargando la portata della nostra affettività fino ad abbracciare tutti gli esseri viventi e l'intera natura. Eh sì, nel 1932 la Società delle Nazioni chiedeva ad Einstein: dici come si può fare a eliminare la guerra. Einstein scrive e poi la Società delle Nazioni dice: collegati con un personaggio, sceglilo tu, col quale dialogare su come fare ad eliminare la guerra. E Einstein sceglie Freud. Einstein scrive a Freud e dice: ci vorrebbe un'autorità internazionale con potere, ma non c'è. C'era la Società delle Nazioni, ma non funzionava. Oggi abbiamo l'ONU, ma non funziona. Ci vorrebbe un'autorità superiore che dirime tutti i problemi. Freud gli risponde: sì, molto bello, ma c'è un grosso problema. C'è Thanatos. E è difficile educare. Quindi Freud pone un enorme problema di educazione. Educare a controllare Thanatos e a sviluppare Eros è un compito immenso. A noi verrebbe da dire che dovrebbe sviluppare la scuola. Ma è un'immensità. E Tolstoi fotografa appieno questa situazione che vi sto dicendo di sfruttamento da parte del mondo, di una parte del mondo, di tutto il resto, l'accaparrarsi di risorse facendo schiavi, quello che viene chiamato terzo mondo, ma che io preferisco chiamare il mondo depredato. Ecco cosa scrive Tolstoi: siedo sulla schiena di un uomo soffocandolo, costringendolo a portarmi. E intanto cerco di convincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e manifesto il desiderio di migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile, tranne che scendere dalla sua schiena. E vediamo allora il percorso di Homo sapiens incipiens. Dentro questa trappola della pulsione di vita e di morte, di Eros e Thanatos. 12.000 anni fa cosa ha prodotto l'agricoltura? Autoritarismo. I muscoli del maschio con l'arattro hanno cominciato a dominare. Con la raccolta e la caccia non era così. 1492, Capitalocene, la rapina. È molto bello, mi piace sempre ricordare un ragazzino nato in Brasile che viene qui ad Alghero, va a scuola, l'insegnante gli chiede: ma tu che vieni dal Brasile, chi ha scoperto l'America? Lui guarda l'insegnante, sorride e dice: ma dipende dal punto di vista dei rapitori europei o dal punto di vista di chi ha subito l'oppressione? Gli americani. 18 secolo, prima rivoluzione industriale, macchina a vapore, navetta volante, le due scoperte che cominciano a prendere la gente dalla campagna e renderli schiavi dai bambini. È una cosa che è durata fino a molto recente. Mio padre, nato nel
1905, nel 1910, a 5 anni, già lavorava nei telai. Lo prendeva suo padre, mio nonno, dal letto, se lo caricava sulle spalle e andava, no? Mio nonno lavorava ai telai e mio padre a 5 anni puliva sotto i telai tutto il giorno. 1870, seconda rivoluzione industriale, l'elettricità, la chimica, il petrolio, nuovi schiavi, nuovo inquinamento. 1945, antropocene, bomba atomica, la paura. E oggi, fra NATO e Russia, c'è quella linea rossa che sono sempre lì a cercare come fare a non superarla, perché altrimenti la bomba atomica è lì e ci distruggiamo. 1970, terza rivoluzione industriale, l'era digitale, precariato. Ormai le persone sono risorse, non sono persone. Sono risorse come il ferro, come l'acciaio, come... Non siamo più persone, siamo risorse per far crescere che cosa? L'economia. 2020, quarta rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale. Homo sapiens, ecco che in maniera incipiens, ha creato tante tappe, con tante conquiste che noi esaltiamo, ma senza occuparsi, senza riflettere sugli effetti collaterali che noi oggi ci troviamo a chiederci come affrontare. Homo incipiens, homo insapiens, pesante irrazionalità, dominato dalla fortissima spinta biologica a vivere, che noi siamo felici, alla biologia non gliene importa proprio niente, no, che continuiamo a sperimentare nuove vite. Weber, Max Weber, scriveva: non c'è pace nella lotta per l'esistenza. Pareto, questo economista, filosofo: non vi è stato alcun progresso, guardate quanto è duro, non vi è stato alcun progresso della ragione nel corso dei millenni. E Schopenhauer: la volontà di vivere è una forza cieca. Ed ecco qua la volontà di vivere. Aristotele diceva: l'uomo è un animale razionale, sbagliava. La cosmologia, la biologia, la sociologia, la psicologia ci dicono che l'uomo è un animale emotivo, barra razionale. Ma in che senso razionale? Si muove emotivamente e poi cerca di razionalizzare. Biden che cerca di razionalizzare e ha mille ragioni, e ci fa vedere le mille ragioni per distruggere Putin. Putin cerca di razionalizzare e cerca di dirci le mille ragioni, ma tutte e due si muovono emotivamente, e vediamo fra poco il perché e come. La radice è sempre qui, Eros e Thanatos. Quando sono in equilibrio, ed è un equilibrio difficilissimo nelle singole persone e ancor più nelle comunità e nelle nazioni, quando l'equilibrio si rompe, ed è un equilibrio difficile, ecco che Thanatos vince con l'aggressività. Quanto sadismo vediamo in quelle 169 guerre, in queste 30 guerre e oggi in questa guerra vicina. Quanto sadismo, quanta aggressività e quanto masochismo, l'autoaggressività. Perché si aggredisce, ma nello stesso tempo si subisce. Si ammazza, ma si viene ammazzati. Si creano problemi economici, ma se ne creano dentro di noi. Quando l'equilibrio fra Eros e Thanatos si rompe, vince Thanatos e vince sadismo e masochismo. E lo vediamo. Cosa farà? Qui nessuno, è la domanda che vi ponevo prima, nessuno vuole rinunciare al benessere, ed è qui la radice, in questa spinta biologica a dominare, ad avere di più degli altri e a schiacciare gli altri. Questa è la radice del confronto armato fra NATO, con a capo gli Stati Uniti, e la Russia dall'altra parte, con la Cina che è lì che aspetta. Per le limitate risorse mondiali.
ognuno di questi tre blocchi vuole vincere, vuole dire come si devono utilizzare le limitate risorse mondiali. Ed ecco il confronto armato che noi vediamo vicino a noi. Russia, voi vedete, invasore, è l'aggettivo sempre messo vicino alla Russia, è molto evidente. L'Ucraina, l'aggettivo è invasa, evidentissimo. La NATO senza aggettivi. Ma è Bergoglio che ci dice qual è l'aggettivo da mettere sulla NATO. Bergoglio ci dice: non si abbaia alla porta del vicino. L'aggettivo che ci suggerisce è NATO provocatrice. Ecco che mentre noi continuiamo a sentire ciò che è vero, Russia invasore, Ucraina invasa, ecco che ci viene nascosto l'aggettivo che si attacca alla nostra società. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, c'è stata una esaltazione del mondo occidentale e ha cominciato ad allargarsi. La Russia era debole, vedremo che è debolissima ancora oggi. Abbiamo visto Gorbaciov, Guido Yeltsin, ma poi è arrivato Putin. E Putin ha cominciato a dire: attenzione, vi state allargando troppo. E c'è un incontro fra Putin e Bush in cui Bush dice a Putin: beh, potremmo allargarci ancora, prendere magari l'Ucraina, includerla nella NATO. Putin risponde: fai attenzione, se questo succederà, l'Ucraina cesserà di esistere. Lo stiamo vedendo. E se ci dicono continuamente Russia invasore, Ucraina invasa, ci mentono nel non dirci NATO provocatrice. La menzogna è lo strumento fondamentale del potere. Platone, nella Repubblica, la definiva la menzogna come la medicina da utilizzare nell'interesse della polis. Machiavelli al Principe scriveva: se ti serve, usa la menzogna, ma ripetila continuamente. Una menzogna ripetuta diventa per molti verità, lo stiamo vedendo con la guerra in Ucraina, l'abbiamo visto nella gestione del Covid. Hannah Arendt scrive: le menzogne sono sempre state giustificabili negli affari politici. Nessuno vuol rinunciare al benessere. Ci vorrebbero due pianeti e mezzo, no. È possibile una ricca, condivisa sobrietà? Questa è la strada che, se ascoltiamo Eros, è possibile. Una ricca, saremmo tutti più felici, condivisa, ma sobrietà. Mentre la spinta biologica continua a spingerci a prevalere e a dominare. Guardate, se noi prendiamo i circa 8 miliardi di abitanti, questo calcolo è fatto ogni anno, e dividiamo per la superficie della Terra, scopriamo che abbiamo a disposizione 1,7 ettari a testa, 1,7 ettari a testa. Bene, diciamo, facciamo una ricca condivisa sobrietà, 1,7 ettari a testa. No, lo stile di vita del Bangladesh utilizza 0,5 ettari, tutto il resto glielo rubiamo noi. Ho messo il Bangladesh, ma andate su internet, trovate tutti i dati. Noi europei usiamo a testa 7,5 ettari, quindi 1,7 ci tocca, gli altri li rubiamo. Lo stile di vita degli Stati Uniti, 12 ettari e mezzo. Capite da dove vengono le tensioni? La terra con risorse limitate e
la spinta biologica a dominare, ad arraffare, a dominare, a depredare, usando gli altri. Due sono le grandi potenze biologiche, quindi questa spinta che Mesmeyer descrive molto bene, se qualcuno di voi desidera un po' una sintesi del pensiero di questo sociologo Mesmeyer, se mi passa la mail posso darvi una sintesi, sono 10 pagine ma estremamente importanti per descrivere quello che sta succedendo e che si prevede che succederà. Perché dico due grandi potenze biologiche che spingono? Beh, guardate questi dati. Gli Stati Uniti, il PIL, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, sono 18 mila migliaia di miliardi, immenso. Con l'Europa arriviamo quasi a 1 miliardo di persone, un bel. E se aggiungete il PIL europeo, insomma, la Cina, 11 mila migliaia di miliardi e 1 miliardo e 200 mila abitanti. Gli Stati Uniti sono immensi, la Cina sta crescendo, sta andando verso, ha la popolazione giusta, ha le strategie, l'USA ha abbastanza popolazione con l'Europa, ha le strategie, ha un mare, ha molto più, anche se la Cina si sta avvicinando. Sono queste due le grandi potenze. E perché adesso noi parliamo della Russia? La Russia è un niente, ma migliaia di bombe atomiche. Se noi prendiamo il PIL della Russia, forse non vi è mai capitato sotto gli occhi, ma qui ve lo mostro. Pensate che il PIL dell'Italia sono 2.000 migliaia di miliardi. 2.000. Quello della Russia è più piccolo, è 1.500 migliaia di miliardi, è più o meno il PIL dello Stato del Texas degli Stati Uniti. Per questo voi sentite continuamente Bush, gli Stati Uniti, i capi dell'Unione Europea e i capi dell'Ucraina. Vinciamo, dobbiamo vincere, dobbiamo umiliare la Russia, dobbiamo schiacciarla con quel filo rosso che è sempre lì, perché se si supera quel filo rosso le bombe atomiche potrebbero farci fuori tutti. Il tentativo è quello di schiacciare economicamente la Russia, che è molto, ma molto debole, ha un PIL più piccolo dell'Italia e ha pochi abitanti, mentre la Cina ha più di 1 miliardo, l'USA, gli Stati Uniti con l'Europa arrivano più o meno al 1 miliardo, la Russia ha gli abitanti dell'Italia più la Germania, 140.000, no? 140 milioni di abitanti, è piccola. E per vincere bisogna avere tanta potenza economica, tanta popolazione e una strategia. Ora, non so come andrà a finire questa guerra vicina e le altre 30 che ci sono in giro, ma il tentativo è quello di schiacciare la Russia, evitando il filo rosso delle bombe atomiche. Quale sarà il prossimo passo? Il confronto con la Cina, lo vediamo già. Voi conoscete la trappola di Tucidide nella guerra fra Atene e Sparta, no? Quando la grande potenza vede un'altra grande potenza che si sta avvicinando, ha paura e attacca per vincere. La spinta biologica è questa. Già negli anni 40, gli studiosi, non so se qualcuno di voi conosce Bateson, Wicklund, Haley, questi grandi studiosi di psicologia che hanno cambiato il mondo della psicologia, affermavano e dicevano chiaramente: difficoltà umana a capire cosa sia fondamentalmente utile per la felicità. Crescere economicamente, questo è l'imperativo dominante da alcuni secoli, perché con l'economia tu vinci, con un'enorme accelerazione degli anni 50. Non mi ricordo un insegnante di filosofia, purtroppo, entro in classe, che i ragazzi mi avevano chiamato, mi riceve: Gianluigi, guarda, ho appena spiegato ai ragazzi che fare tanti soldi è importante, perché con i soldi si può fare poi tutto. L'ho fulminato
e ho cominciato a spiegare ai ragazzi. Ma questa è la logica. No? Un insegnante del liceo mi dice che hanno fatto un'indagine quest'anno sui diplomandi del quinto anno, chiedendo quali erano i valori a cui credevano. Bene, in prima liceo dicevano la famiglia, la solidarietà, gli amici. In quinta liceo dicono avere un impiego che mi faccia guadagnare tanti soldi. Questo è l'ambiente in cui noi viviamo. Si punta alla ricerca, alla crescita economica. Dobbiamo frenare, perché non è quella la strada. Ci dice, ma continuiamo a... La speranza di vita cresce, siamo a 82 anni in Italia. Ma forse nessuno vi ha detto che un conto è la speranza di vita, un conto è la speranza di vita in salute. In Italia è a 66 anni. Vuol dire che la metà, no? È 66 anni è la speranza di vita in salute. E dopo sì, continuiamo a crescere, a fare i conti con tutti i problemi della vita e della morte. Sapete che in Abruzzo c'è una persona che non riesce a morire, non glielo consentono, tutta la legge lo dice, ma la burocrazia, cioè è un gioco immenso, questa vita è splendida e tragica. Noi stiamo andando dietro alla tragedia, ma facendo vedere, mentendo, la bellezza, la pubblicità è tutta così, ti mostra la bellezza, non ti mostra gli effetti collaterali di questa spinta a continuare a crescere economicamente. Si può tirare il freno? Si può tirare il freno al consumismo? Il freno allo spreco? Il freno al dilapidare le risorse? Il freno a Thanatos? Il freno all'uso e all'irrilevanza delle persone? Le persone sono delle risorse, non sono persone. Il freno alla corsa ai superuomini. Ma sembra che nessuno sappia dove sono i freni. Noi con la cosiddetta scienza andiamo sempre più in profondità e conosciamo sempre di più di qualcosa sempre più piccolo. Approfondiamo, ma ci scappa la complessità. Abbiamo esperti in singoli campi splendidamente, ma la complessità è tale che nessuno comprende tutto il sistema e così nessuno può fermarlo. Il Covid-19 ha dato una frenata, ma voi sapete come si sta facendo l'impossibile per ripartire alla grande. E la comunicazione, qui dico pubblicità, ha un enorme ruolo. Con la guerra in Ucraina è partita la spinta biologica alla sopravvivenza della Russia. È un braccio di ferro fra USA e Russia. Vincerà la spinta biologica alla crescita USA? E poi si ripartirà con il confronto USA-Cina? Mirzheimer, tutto questo lo esamina molto bene da sociologo. Previsioni. Avete visto Pareto che dice no, non è stato fatto nessun passo avanti sulla capacità di ragionare dell'uomo in tutto fino ad oggi. Beh, Pareto, c'è il principio di Pareto che ci dice c'è un 20% della popolazione che governa il mondo. Noi, quello che viene chiamato il primo mondo, il mondo dei rapinatori, è più o meno il 20%. Stiamo lavorando per difendere il nostro stile di vita, no? E anche il nostro interno. Man mano vediamo che c'è un 20% che domina anche noi, con il precariato e lo sfruttamento, lo stress. Riusciremo, ecco la domanda finale, a trovare i freni? Vincerà Thanatos e finirà l'Homo sapiens incipiens? Nascerà un superstato USA, un superstato Cina? La biologia ha sempre vinto e la lotta per le risorse è sempre stata quello che ha fatto vincere una vita e ha fatto perdere l'altra. Il 99,9% delle specie si è estinto. Arriveremo ad estinguerci anche noi. E per finire, è l'individuo.
È possibile in una società orwelliana essere felici, essere sereni, in una società che si prospetta a dominanza statunitense o a dominanza cinese? Lo vedremo. Orwell scrive Il potere della propaganda. Come ci troveremo in una società? Lo stiamo vedendo oggi. Chi non sottolinea abbastanza che la Russia, l'invasore, e l'Ucraina è l'invasa, e parla delle provocazioni NATO in tutti questi anni, bene, viene messo nell'occhio del ciclone del COPASIR, della Commissione, no, del Parlamento per la sicurezza della Repubblica. No? Lo sapete, l'avete letto in questi giorni. Pensiamo anche al Covid. Chi aveva idee diverse da come si gestiva veniva emarginato, ridicolizzato. Sarà questo il destino di una società a dominanza USA, una società a dominanza cinese? Io penso che se in una società a dominanza USA, una società a dominanza cinese, che ci aspetta nel futuro, sarà ancora possibile dire alle persone ciò che non vogliono sentirsi dire, allora ci sarà uno spazio per la felicità individuale. Altrimenti no. Libertà, sapete che non siamo liberi, è il primo principio della psicologia. Però, dato il condizionamento ambientale, dato il nostro DNA, la libertà che noi possiamo gestire con la consapevolezza che siamo frutto della nostra storia è quella di poter esprimere ciò che pensiamo e poter dire anche alle persone ciò che non vogliono sentirsi dire. Questo è il nocciolo della nostra serenità. Quando viene schiacciato questo, verrà schiacciato? Non lo so. Se verrà schiacciato sarà dura. Se non verrà schiacciato ci sarà una possibilità di serenità. E chiudo qui augurandovi buona vita.